Stasera invece l'arcivescovo emerito dell'Aquila, Monsignor Molinari, ci parlerà della nostalgia di Dio in Cesare Pavese. Io ho un duplice compito, quello di portarvi gli auguri di buona Pasqua da parte del nostro vescovo, presso cui siamo stati adesso un attimo per salutarlo, e soprattutto per dire grazie a Monsignor Molinari perché ha accettato di venire qui tra noi per un tema anche originale. In fondo è un tema culturale e una settimana santa c'ha anche un aspetto religioso, quindi diciamo che le due cose si sono combinate magnificamente. Monsignor Molinari, diciamo, a noi come salotto culturale, questa sera ci riguarda soprattutto per la sua esperienza con queste problematiche. Infatti ha avuto già a che fare con il problema religioso di Luigi Pirandello, e quindi lui si è laureato proprio con una tesi su questo. Adesso ascolteremo con interesse quando ci dirà, sulla base di questo, anche di questo libro che è uscito nel 2006, O tu abbi pietà, la ricerca religiosa di Cesare Pavese. Molti di noi si sono meravigliati quando abbiamo proposto questa tematica, e la curiosità, vedo, ha dato frutto, perché abbiamo tante presenze, quindi siamo molto contenti. Posso rimanere seduto? Sì, bello che è così. È salotto, però l'ambiente è il salotto. Io ringrazio innanzitutto Attilio e Giulia Paola per questo invito e ringrazio tutti voi. E vorrei subito chiarire una cosa, perché io non sono né un professore di lettere né un esperto. Io quando studiavo teologia diversi anni fa dovevo scegliere la tesi, e siccome non ho avuto la fortuna mentre studiavo di stare a Roma, andando in Roma per salutare gli amici che già conosco qua, Luciano, Giuliana e poi tanti altri, ringrazio tutti voi che mi avete invitato. E poi mentre venivamo qui Attilio si preoccupava, oggi pensiamo alla settimana santa, chissà se verrà qualcuno. Io sto sempre con quello che mi disse una volta un missionario, per il Vangelo il numero legale è 2, dice, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro, quindi siete molto più di due, quindi andiamo benissimo. Ecco, allora stavo dicendo che quando studiavo teologia, siccome ero un alunno un po' non esemplare, perché non andavo a tutte le lezioni, ma non perché non ci volevo andare, ma perché avevo da fare all'Aquila, ero occupato, tante altre cose, andavo quando potevo, e mi ricordo che un professore, padre Roberto Zavaldoni, dice, io li chiamo gli avventurieri di Dio, questi che non vengono sempre alle lezioni. Allora ho scelto, anche per la tesi non potevo scegliere un argomento che mi costringeva ad andare a Oxford, a Parigi, né il permesso, né i soldi. Allora, tornando un giorno a casa, anticipo un'altra cosa, c'era un corso, un professore faceva un corso sulla teologia della conversione e trattava queste tematiche di scrittori italiani, come si erano comportati di fronte alla fede. E allora, parlando con lui, a dire la verità, avevo scelto prima Diego Fabbri, Il processo di Gesù, forse avete visto, per volta alla settimana santa davano sempre Processo a Gesù, adesso cambiano un po', non tanto. Però andai a casa pure di Diego Fabbri, lui stava a Parigi, parlai un po' con la moglie, mi fece visitare la biblioteca. Però il professore mi dice, ma questo è un autore ancora vivente, può cambiare, e scegliemmo Pirandello. E andai a interpellare un monsignore della Congregazione della Fede, Charles Meller, che ha scritto due o tre volumoni Letteratura e Cristianesimo, il quale si meravigliò, dice, ma al Laterano ti fanno fare questa tesi su Pirandello?
e difatti il Monsignor Piolani, che era il rettore, volle che io scrivessi al Cardinale di Milano, c'era Giovanni Colombo, ci scrive, scrive al Cardinale, il quale mi incoraggiò, adesso non vi racconto tutti i particolari. Poi, e feci questo studio su Pirandello, proprio che mi serviva per la tesi di teologia. Poi, studiando all'Accademia Alfonziana e l'Accademia di Studi Morali, c'era lo stesso lì una professoressa, credo sia stata la prima donna che ha insegnato negli Atenei Pontifici, Nella Filippi, non so se ne avete sentito parlare. E lei mi disse, ah, facciamo una ricerca su Pavese. E allora, ecco, sia questa non... Poi lì non porta a termine tutta, perché c'era una diatriba fra il preside, dice che non serviva un'altra discussione della tesi, però la ricerca la facevo lo stesso, perché allora l'Accademia Alfonziana era collegata alla Terana. Però, per esempio, quando si trattò di Pirandello, io stavo di fronte a questa commissione di professoroni del Laterano, io poverino, ne sapevano tutti più di me. Però erano 8.000 pagine di Pirandello, io le avevo lette, ma loro no, e quindi ci avevo sto vantaggio. Fatta questa premessa, così capire che non è un letterato che sta tra voi, è un esperto, io è un... pure a me ringraziare, cioè. mi è sempre piaciuto cercare negli autori, negli scrittori, qual era il loro atteggiamento nei confronti. Mi è capitato anche con la compagna, la moglie di Ignazio Silone, Darina. Ero tornato già all'Aquila da Rieti e ci fu un convegno internazionale su Silone, e alla fine di questo convegno molto impegnativo dissi a Darina, lei mi deve togliere una curiosità, ma Silone di fronte alla fede, e lei mi liquidò subito, dice, ma lui l'ha detto, sono un cristiano senza chiesa, un socialista senza partito. Poi la sera mi hanno invitato anche a me alla cena che c'era di tutti questi convegnisti, e lei stava vicino a me. Lei stessa ha ripreso il discorso, ha detto, guarda, io ero stanca, faceva pure freddo, era il mese di marzo. Devo dirle che Silone sempre ha avuto questo problema della fede, così, ho avuto sempre questa passione. Forse voi conoscete la rivista Letture, che una volta veniva pubblicata dai Gesuiti a Centro San Fedele a Milano, poi passata ai Paolini, poi credo che non si pubblica più. E era bella questa analisi che facevano continuamente degli scrittori dal punto di vista teologico. Se voi conoscete l'attuale direttore di Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, lui è molto appassionato di queste cose. Comunque, ecco, vi spiego perché ho scelto degli autori, sia nel caso di Pirandello, di Pavese, ho scelto appunto degli autori per cercare di capire un po' il loro atteggiamento nei confronti della fede. Quindi i limiti della mia ricerca sono tanti, però io guardavo soprattutto l'aspetto teologico, quindi no? Se tra voi c'è qualche esperto di lettere, qualche filologo, qualche... Io sono un povero ignorante in queste cose, non mi accettare i miei limiti. E vorrei fare una piccola premessa. So che già sono già un quarto, so che ce l'abbiamo solo un'ora di tempo con tutto quello che dopo le mie povere parole. Una piccola premessa è questa. C'è un rapporto tra letteratura e teologia e fede. Quando uscì questo libro su Pavese, venne a trovarmi un giornalista che scriveva su vita pastorale e sull'unità, si chiama Roberto Carnero, il quale rimase meravigliato. L'unità fece un paginone di recensione su questo libro e dice, ma perché tu sei vescovo? Gli dissi, guarda, secondo me gli artisti veri sono sempre alla ricerca della bellezza. Chi va alla ricerca della bellezza, anche se non lo sa, va alla ricerca di Dio. No? E fece un bell'articolo su vita pastorale, un vescovo innamorato della bellezza, una cosa del genere. Però, a tanto un po' più a fondo delle cose,
Forse avete sentito di un racconto di Chesterton, sapete che è questo scrittore cattolico inglese, l'autore dei racconti di Barry Brown. Io adesso sto in pensione, c'ho molto tempo, allora mi sono procurati tutti i DVD con i... Renato Rascher, i racconti di Barry Brown. È in bianco e nero, ma sono stupendi, so io. E sono di una sapienza, di una... Ebbene, Chesterton, in uno dei suoi racconti, c'è una storia simpatica, dice che ha scritto un libro intitolato La soluzione del grande problema e tutti andavano in libreria a comprare questo libro. A un certo punto però, dopo i primi 3-4 giorni, non va più nessuno a comprare il libro. Allora dice, qualcuno ha cercato di capire perché all'inizio tutta questa curiosità, questo arrembaggio alla libreria a comprare questo libro, poi nessuno più ci va. Allora hanno scoperto che la gente andava perché la soluzione del grande problema erano convinti che fosse un libro poliziesco. Quando hanno scoperto che era un libro di filosofia e di teologia, finito tutto l'interesse. Ah, giustamente Chesterton un amico, dice, ma com'è possibile che uno stupido libro di poliziesco vale più di un libro di filosofia e di teologia? E fa tutto un discorso criticando i teologi che sono troppo complicati, che non sanno parlare alla gente. Ecco, effettivamente spesso gli scrittori, i poeti, sanno parlare alla gente più dei teologi, diciamolo chiaramente. E io salto perché sennò ho cercato di accorciare, però mi sono venute fuori 50-60 pagine, come devo saltare le pareti, più di 50 pagine, però non vi preoccupate, saltiamo. Bernard Shaw, che è un amico di Chesterton, c'è un aneddoto simpatico, Chesterton era un tipo piuttosto pieno, invece io non so come si pronuncia, lui era protestante, ma erano molto amici. Un giorno stavano a tavola e dice Chesterton a Shaw, dice, Bernard, a guardare te sembra che in Inghilterra ci sia la carestia, e l'altro pronto, Gilbert, a guardare lei, sembra che la causa sei tu. E beh, lui che cosa dice? Lui dice, io sono convinto che la grande arte è lo strumento più sottile, più seducente, più efficace di propaganda morale che ci sia al mondo, con la sola eccezione dell'esempio derivante dalla condotta individuale. Dice, ecco, a parte la testimonianza che dà loro la sua vita, la grande arte è il mezzo più potente per comunicare alla gente i veri valori. Vi ometto la citazione del Vaticano II alla Gaudium et Spes numero 62, che dice l'importanza dell'arte, della letteratura, proprio ai fini di conoscere il cuore umano, anche ma per elevare la vita dell'uomo. Invece vi cito Paolo VI, nella lettera apostolica per il 700° della nascita di Dante, dice così Paolo VI, la teologia e la filosofia hanno con la bellezza un alto rapporto consistente in questo, che prestando la bellezza alla dottrina, la sua veste e il suo ornamento apre la strada perché i suoi preziosi insegnamenti siano comunicati a molti. E continua Paolo VI, le alte disquisizioni, i sottili ragionamenti sono inaccessibili agli umili, che sono moltitudine e sicure famelici del pane della verità. Non so se vi è capitato di vedere recentemente quel bellissimo film su Don Beppe Giuseppe Diana, no? Per l'amore del mio popolo. E io mentre lo vedevo dicevo, guarda, questo attore è bravo, questa fiction, come si dice, mi rammento che ogni tanto la televisione fa delle cose belle. La grande massa, il libro su Don Giuseppe Diana non se lo va a leggere, i discorsi sui valori in cui credeva Don Giuseppe non li legge, però vedendo quel film capisce tante cose, non so, ecco. Quindi ecco Paolo VI che dice, le alte disquisizioni, i sottili ragionamenti sono inaccessibili agli umili, che sono moltitudine, essi pure famelici del pane della verità, se non che anche avvertono, sentono e apprezzano il flusso della bellezza, più facilmente per questo veicolo
la verità loro brilla e li nutre. E poi è molto bello il messaggio agli artisti alla fine del concilio, sempre di Paolo VI. Ora a voi tutti artisti, che siete gli spiriti della bellezza e lavorate per essa, poeti e gente di lettere, pittori, scultori, architetti, musicisti, uomini di teatro e cineasti, la Chiesa ha fatto da tempo alleanza con voi. Voi l'avete aiutata a tradurre il suo divino messaggio nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere avvertibile il mondo invisibile. Sarebbe da leggere un bel saggio, più di un saggio, di Karl Rahner sulla missione del letterato cattolico, sui rapporti fra letteratura e fede. Padre Castelli, uno che sulla civiltà cattolica ha sempre fatto articoli, recensioni su artisti, io una volta l'ho invitato a Rieti, io ho avuto modo di conoscere a Rieti uno che ha scritto molto per la televisione, forse avete sentito, Ennio De Concini, l'autore della Piovra, i primi racconti sulla Piovra l'ha scritto lui. Io l'ho conosciuto negli anni 90 perché la moglie è originaria di Albaneto, vicino a Venezia, e lui veniva sempre volentieri, insomma diventati molto amici, e c'è il rimorso che forse avrei potuto fare di più per lui, che attraverso questa amicizia si stava avvicinando molto alla fede. E lui ha scritto un libro, Le difficili sorprese, la storia di un prete, e io lo feci presentare a Rieti, al Salone Papale, proprio da Padre Castelli. Padre Castelli cominciò dicendo: io non conosco l'autore di questo romanzo, è la prima volta che lo incontro. Io il libro l'ho letto 7 volte, è il mio mestiere, e fece tutto un discorso di teologia sul male, sul bene, sul peccato. La gente stava lì ad ascoltare, e ho detto tra me: guarda, se avessi fatto una predica della Quaresima invitando a sentire un discorso sul peccato e sulla grazia, ma chi ci veniva? Invece Padre Castelli, partendo dal romanzo, simpatico questo Ennio De Concini, ma ogni tanto si girava e dice: non lo sapevo neppure io che ci sto andando lì. Comunque, Padre Castelli ha scritto delle cose molto belle su questo tralascio di. E ha scritto tra l'altro due bellissimi volumi, Nel grembo del mistero, Il grembo dell'ignoto, due volumi in cui affronta tanti autori e li esamina proprio dal punto di vista religioso. Invece è uscito Giovanni Paolo II, il quale diceva: la poesia e la letteratura scoprono gli abissi del cuore umano, poi la fede e la teologia devono illuminare questi abissi. E concludo questa piccola premessa, concludo citando una scrittrice americana che purtroppo ha vissuto solo 39 anni, molto brava, e io qui anche, si chiama Flannery O'Connor, nata nel 25, morta nel 64, aveva una malattia ereditaria da padre. È uscito in America il diario di preghiera, 37 pagine in cui l'autrice, appena ventenne, intrattiene con Dio una conversazione intima, serrata, appassionata. Accanto al timore della propria esistenza e all'accoglimento dell'assoluto, queste pagine mostrano un appassionato desiderio di unione con Dio. Cioè, questa è una frase tipica: o Signore, al momento sono un formaggio, fai di me una mistica immediatamente. Ebbene, lei che cosa dice? Lei si sentiva di dover essere un'apostola nel mondo della cultura, dell'arte, della scrittura, proprio per portare Dio. Ha scritto una serie di saggi intitolati Nel territorio del diavolo, dove parla della missione dello scrittore cattolico. Non c'è niente di parrocchiale, è proprio la cosa, vorrei proprio leggervi queste parole di una autrice italiana, una critica italiana, non so se è italiana perché si chiama Elena Buia Ruth, che scrive anche sullo Osservatore Romano, e diceva, ecco, una mistica, Flannery O'Connor, che non vuole essere una suora, ma una scrittrice nella particolare accezione di strumento per scrivere la storia di Dio.
E ancora, dice sempre lei, c'è un intero mondo sensibile attorno a me che dovrei essere capace di volgere a tua lode, ma non sono capace, dice il Signore. E questa Elena Buia Lutte scrive sull'Osservatore Romano, dunque, a differenza di molta letteratura del secolo scorso, che ha tratto la propria ispirazione da una riflessione sulla finitudine dell'io, sul suo non senso, sul male di vivere che uno ha incontrato, O'Connor intuisce invece una bellezza che è fuori di se stessa e la supera, e di questa intuizione si fida, si stupisce, e questa bellezza la vuole raccontare e celebrare. Quindi immagina tutta la sua missione di scrittrice in questo senso positivo, bello. Allora, intanto andiamo subito allora a vedere qualcosa di Pavese, dirò qualcosa, poi arrivando arriviamo. Dice padre Mondrone, che è stato scrittore della Civiltà Cattolica per tanti anni, una volta l'ho incontrato, allora non ero vescovo, mi stavo occupando appunto di Pirandello. Lui, che aveva una bella età già, l'ho incontrato all'Agra perché all'Agra c'era una casa di gesuiti e gli chiesi di Pirandello. Lui aveva conosciuto Pirandello, era molto arrabbiato perché dice: io ho chiesto tante volte di incontrarlo, ma non mi ha dato mai questa soddisfazione di poterci parlare. Tra l'altro poi non so come mi disse: sai, io tra l'altro sostengo che anche Giuda si è salvato. Dice, ma non so come si è fatto a salvare. E dice, ha restituito i soldi. Poi, si è pentito. Ha restituito i soldi. Io dico, ma poi si è impiccato. No, no, a quel momento non capivo più niente, c'era un travolo psicologico, non capivo più niente. Poi padre Mondrone, che si è occupato per tanto tempo di tanti scrittori, parlando di Pavese, dice: tutta la sua opera di Pavese, anche quella che letterariamente si direbbe più distensiva, richiama l'attenzione sulla tormentosa assenza di Dio. E Guidetti, commentando quella frase che ho messo come titolo del libro, O tu abbi pietà, che Pavese ha scritto qualche settimana prima del suo suicidio, Guidetti dice: a chi era indirizzato il disperato appello del romanziere suicida, O tu abbi pietà? Inequivocabilmente a Dio. Per tutto il diario, il mestiere di vivere, di 15 anni, Dio è presente, è discusso, negato, bestemmiato, sospirato. Rapidamente qualche tappa di questa ricerca, tormentata ricerca di Dio. C'è una lettera del 26 luglio del 1950 che Pavese scrive a Rosa Calzecchi Onesti, la quale diceva, a un certo punto dice così, che lei mi trovi scrittore tormentato, una volta mi sarebbe piaciuto, ora meno, vorrei pace e basta. Questo scriveva nel luglio 1950, pochi giorni prima di uccidersi. Se di corsa uno sguardo a queste tappe della sua ricerca religiosa, nella casa in collina c'è una frase molto interessante, dice: se non credi in qualcosa, non vivi. Cesare Pavese aveva frequentato per 3 anni l'istituto sociale dei padri gesuiti torinesi, ma era un'esperienza che aveva lasciato pochi segni nella sua vita. Il critico Bini osserva che è stata piuttosto la religiosità provinciale delle Langhe natie a segnarlo, un cristianesimo tradizionale che affiora in varie riprese nella sua pagina. E qui lo cito, il diavolo sulle colline. Poi c'è un racconto interessante, anche questo, Hoffman, ma vi dico solo, vi leggo 2 battute, qui fanno tutto un discorso. C'è questo Hoffman che sogna una chiesa perfetta e il sacerdote Don Rione, che forse rappresenta un po' il padre Baravalle, del quale parleremo dopo, dice a proposito di questo qui che vuole una chiesa perfetta: questa è la domanda angosciosa di ogni santo. Questa è la perfezione cui in terra non c'è dato per venire, se non muniti di una grazia speciale, illuminante.
noi per mezzo della Chiesa perpetuiamo sulla terra in forma tangibile l'ideale che negli istanti di santità è balenata a pochi uomini. E questo però ve lo... Ecco, Dorione dice a un certo punto, a proposito di chi pretende una Chiesa perfetta, dice: è l'eresia contemporanea, è sempre Pavese che racconta in questa sua opera, è l'eresia contemporanea, rinnovata da secoli, nulla di nuovo sotto il sole. Gli iconoclasti e gli albigensi parlino, l'orgoglio matto che tutto vorrebbe perfetto, ma la carne è imperfetta per natura. Se non fosse imperfetta, a che cosa varrebbe questa prova della vita? Le tende di Israele si mostreranno solo nella vita futura, è il fondamento della vera religione. Intanto invece vorrei cominciare subito dall'esperienza del carcere di Pavese, perché è stato un momento che l'ha segnato molto dal punto di vista religioso. Il 15 maggio 1935 la polizia ferma a Torino circa 200 persone, e tra cui intellettuali di Giustizia e Libertà, e viene perquisita anche l'abitazione di Pavese per i suoi contatti con Ginsburg, Leone Ginsburg. Tra l'altro la moglie di Ginsburg e anche tutta la famiglia sono stati al confino a Pizzoli, vicino all'Aquila. E io scrissi a Natalia Ginsburg, quando ormai era deputata al Parlamento italiano, la volevo incontrare, ma non è stato possibile. Scrissi e mi ha risposto una bella lettera che ho perduto, però c'ho la fotocopia. Cioè. No, mi sbaglio, la fotocopia è della figlia di Pirandello, è un'altra cosa. E però nella lettera lei diceva: ma di queste cose non abbiamo quasi mai parlato con Pavese, so che era molto buono quando stava al confino in Calabria, mandava i soldi al parroco che facesse qualche opera buona. Però ecco, siccome lui stava in contatto con Ginsburg, la polizia ha perquisito la sua casa, ha trovato una lettera che era stata indirizzata dal Tiero Spinello a Tina Pizzardo, la donna della voce rauca di cui parla Pavese, e per questa lettera Pavese si è beccato il carcere. Allora, nel maggio 1935 sta già nelle carceri nuove a Torino e scrive alla sorella Maria: qui si sta come in convento, qui si sta come in convento, e sono tutti gentilissimi, meno la porta, che non si apre. Poi dice: quando uscirò saprò che cosa pensare della mia vocazione religiosa, se posso decidermi a fare il frate o no. Credo di no, però, questo è il 18 maggio 35. Poi passa al carcere di Regina Celi e scrive ancora alla sorella il 5 luglio del 35: non parlatemi più di andare in barca sul Po, perché mi viene la schiuma alle labbra, tant'acqua che mi aspetta là e qui tanto sudore. Per consolarmi, sentite, per consolarmi sto leggendo le osservazioni sulla morale cattolica del Manzoni, e verrà presto il giorno in cui mi convertirò a vita migliore. Intanto ho chiesto di comprare la Bibbia, sentite, di comprare la Bibbia, che è sempre un gran libro e soprattutto molto lungo, il che mi assicura una materia da occuparmi per molto tempo. E sempre la sorella Maria, una settimana più tardi, dice: io qui ho finalmente ricevuto diversi libri che avevo chiesto di comprare, tra cui la Bibbia completa, dove studio a memoria, per ingannare i minuti, la genealogia dei patriarchi. Finita questa studierò i Salmi di Davide, poi chiederò di entrare in qualche convento se mi vorranno. Cioè, come stanno nei guai, però gli piace scherzare. Pavese, dopo il processo, viene condannato a 3 anni di confino a Brancaleone Calabro, e da Brancaleone Calabro scrive alla Sturani una lunga lettera dove tra l'altro dice: qualunque opera di esegesi biblica di cui ti può mandare, no? Vecchio e Nuovo Testamento, o italiano o francese o inglese, altrimenti tradotta, ma sempre eretica. Poi dice in francese, dice: vous voyez mon ami, je suis toujours un peu bâté.
Ma sempre da Brancaleone, il 24 ottobre 1935, scrive all'amico Carocci: ti sarei grato se, quando hai un libro che ti puzza, scarto di magazzino o regalo intempestivo della zia, non lo volessi inviare. Sono disposto a leggere tutto, pur di passare il tempo. Ricordati ad ogni modo che le mie curiosità vanno dalla esegesi biblica al romanzo giallo, passando per la lirica giapponese, l'occultismo, i testi di lingua e gli epistolari amorosi. Unico mio disinteresse, ab eterno, e parlo con la mano sul cuore, la letteratura politica. Non devo la sapere. Oh, adesso mi fermo un istante soprattutto sul mestiere di liberi, che forse è il libro che ci documenta meglio questo itinerario di religioso di Pavese. Il 26 gennaio del 38 c'è un'annotazione che fa riflettere. Scrive così, 26 gennaio 38: idiota e lurido Kant, scusi il professore di professore, dovete scusare, l'ha scritto Pavese questo. Idiota e lurido Kant, se Dio non c'è, tutto è permesso. Basta con la morale, solo la carità è rispettabile. Cristo e Dostoevsky, tutto il resto sono balle. È profondo. Il 17 settembre 38 scrive: le prove dell'esistenza di Dio non sono propriamente nell'armonia dell'universo, nell'equilibrio mirabile del tutto, nei bei colori dei fiori, eccetera, ma nella disarmonia dell'uomo in mezzo alle cose, nella sua capacità di soffrire, perché insomma non c'è ragione, sentite che riflessione, perché insomma non c'è ragione che l'uomo soffra in questo mondo se non esiste la responsabilità morale, cioè la capacità, il dovere di dare alla propria sofferenza un significato. Il 13 ottobre 1938 egli scrive: la religione consiste nel credere che tutto quello che ci accade è straordinariamente importante, non potrà mai sparire dal mondo, proprio per questa ragione. Una bella definizione di religione. Il 1 novembre 1938 parla ancora della sofferenza, però lo risparmio. E ancora il 9 febbraio 39, la fede in Dio aiuta a riconoscere la dignità degli altri. Si riconosce la dignità degli altri solo attraverso un essere superiore, Dio. Per questo si dice di fare il bene per amore di Dio. Tanto poco vale l'altro considerato in se stesso. Il 15 maggio del 39 lui praticamente esprime questo concetto: la religione è la soluzione al più gravoso problema della vita, come uscire dalla solitudine. La solitudine è stata qualcosa che lo ha tormentato sempre, fino all'ultimo momento della sua vita. Dice Pavese, sempre nel mestiere di vivere, 15 maggio 39: la massima sventura è la solitudine, tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio, e poi aggiunge: la preghiera è lo sfogo come con un amico. La preghiera è lo sfogo come con un amico. Poi c'è qui tutta un'altra cosa bella a proposito del peccato, però leggo solo la conclusione. Dice: dice, parla della vanitas, della colpa, come Sant'Agostino, ecco, come diceva Sant'Agostino, e poi dice: siccome ciò che un uomo cerca nei piaceri è un infinito, e nessuno rinuncerebbe mai a questa infinità, ecco che succede che tutti i piaceri finiscono nel disgusto. È un ritrovato della natura per staccarcene violentemente. E invece siamo già nel gennaio, questi sono due anni importanti, il 43 e il 44. Saranno anni particolari nell'itinerario spirituale di Pavese. Durante l'occupazione tedesca di Torino, Pavese si rifugia a Serralunga di Crea,
un paesino del Monferrato, presso la sorella Maria, anche lei sfollata, per vivere da lezioni private a Casale Monferrato presso il collegio Trevisio dei padri Somaschi, dove stringe una solida amicizia con padre Giovanni Baravalle. Io ho pensato tante volte di rintracciare questo padre Baravalle, ma ero convinto che era difficile, che era impossibile, invece sono venuto a sapere dopo. Ho avuto una vita molto lunga e mi sono morse le dita e le labbra perché dicevo guarda, lo potevo andare a incontrare, però ho trovato delle lunghe interviste che ha rilasciate su questo argomento. Il quotidiano Il Secolo XIX, del 27 agosto 70, quindi 20 anni dopo la morte di Pavese, riporta un'interessante rievocazione di Pavese fatta da padre Baravalle. Trascrivo solo qualche brano. Dice padre Baravalle, non vi preoccupate, quando lungo dopo... stavo quasi per concludere, no, no, guarda, non abbia problemi. Dice padre Baravalle, dice... Lo rivedo, questo è il religioso che stava lì nel collegio, lì, e lui ha stretta amicizia con questo religioso. Dice il padre Baravalle, lo rivedo mentre passeggia solitario sotto i portici del collegio Trevisio di Casale Monferrato, le mani affondate nelle tasche del cappotto, il cappello calato sugli occhi, cammina lentamente guardandosi attorno. Anch'io lo guardo, ma non oso rivolgergli la parola. Il padre rettore ci ha detto che è uno scrittore della Einaudi, ricercato dai tedeschi. Lo dobbiamo chiamare Carlo De Ambrogio. Erano passati pochi giorni da quel primo apparire in collegio, quando una sera, era il 7 dicembre 1943, e attorniato dai ragazzi inauguravo una pesca di beneficenza, voltandomi lo vidi esitante in fondo alla sala, giunto lì certo attratto dalle voci, quasi a cercare un diversivo allo sconfortante grigiore di quell'inverno. Avvicinandomi, gli ha detto, devono essere ben monotone le giornate per lei in questa casa, gli dico. Beh, anche questa è un'esperienza, risponde Pavese. Il ghiaccio è rotto e sotto quel ghiaccio apparente mi sembra di scorgere la sensibilità repressa di un uomo che desidera forse aprire il suo animo a qualcuno di cui poter ancora fidarsi. Cerco allora di incontrarlo più spesso durante le ore di ricreazione ed un giorno sotto i portici gli dico, senta, lei che è uno scrittore, avrà bisogno di qualche libro. Magari qualcuno mi farebbe comodo, risponde Pavese. Viene allora nella mia stanza e sceglie alcuni libri della piccola biblioteca. Durante il giorno ha molto tempo a sua disposizione e perciò torna spesso a prenderne altri. La volta però che gli offro la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino, la rifiuta perché afferma non ho la preparazione per tale lettura. Poiché la biblioteca del collegio è più fornita della mia, racconta sempre padre Baravalle, lo invito a servirsene. Quando giungiamo davanti alla porta e gli faccio cenno di entrare, fermandosi stupito mi dice, ma lei permette che io entri in biblioteca? Sai che è una prova di grande fiducia? E risponde padre Baravalle, professore, se l'abbiamo messa in casa nostra, entri pure. Sceglie i due grossi volumi della storia delle religioni di Tacchi Venturi, poi la storia della Chiesa del Todesco ed altre opere di argomento religioso, sei una biblioteca di una casa religiosa, quelle opere che gli ispireranno poi le riflessioni annotate quell'anno nel Mestiere di Vivere. Continua padre Baravalle, le nostre conversazioni diventavano sempre più intime. La sera del 29 gennaio del 1944, tenete presente questa data, mi sorprese nella cappella del collegio, mi si avvicinò con una timidezza che non gli conoscevo e mi chiese di aiutarlo come sacerdote e si confessò anche quella sera, chiese a padre Baravalle di confessare. E poi, oltre i libri, la mattina del 1 febbraio volle ricevere da me la comunione. Oltre i libri ricordati da
appare Bravada, sappiamo che Pavese lesse anche lo spirito della liturgia di Romano Guardini, l'Action di Blondel, il mestiere e tante altre cose a carattere religioso. Però vorrei citarvi questo che scrive il 29 gennaio 1944, dopo che ha incontrato padre Baravalle e si è confessato. Tornando nella sua camera scrive queste parole: ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre l'intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si chiedeva, si vorrebbe soltanto godere sempre quello sgorgo di divinità. E questa è senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio modo di essere fedele, una rinuncia a tutto, una sommersione in un mare di amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. Forse è tutto qui, in questo tremito del se fosse vero, se davvero fosse vero. E vado un po' avanti. Padre Baravalle, nell'intervista citata, ricorda tante altre cose interessanti. Tra l'altro dice che andava a comprare il tabacco per la pipa, che poi mescolava con le foglie di piglio. Gli regalava dei libri, una volta gli ha regalato il primo volume del Duolino del Po di Barchelli, no? E lui, quando gli ha dato il libro, però dopo che l'ha letto, ha detto: sì, guarda, non lo conoscevo, ha fatto bene a regalarmi questo libro. Quando padre Baravalle, studente universitario, aveva bisogno di fare un esame di inglese, gli ha chiesto anche di fargli ripetizioni di inglese. Lui tutto contento, perché diceva sempre: come posso sdebitarvi, voi mi avete accolto qui nel vostro collegio. E lui gli fece le ripetizioni di inglese, era contento perché dice: così anch'io esercito un po' l'inglese. Poi lui ha avuto sempre il sogno di andare in America, però non è riuscito mai ad andarci. E poi e poi ho conosciuto quell'attrice Constance Dowling, in cui aveva riposto grande speranza. Padre Baravalle chiedeva anche consiglio, questo è un episodio simpatico. Padre Baravalle, giovane religioso, prete, chiedeva anche dei consigli al Pavese. Un giorno, racconta sempre lui, uscendo dal confessionale gli dissi: Pavese, vorrei proporre un rebus. Lui disse: per l'amor di Dio, non è proprio mio forte. Lei dovrebbe dirmi se posso permettere la lettura di un romanzo di cui ho dimenticato titolo e autore. E io dice: ma come faccio? Allora continua padre Baravalle: mi pare però, sono molto stanco e potrei sbagliare, che in qualche modo c'entri la parola Margaret. Proverò a pensarci, dice Pavese. L'indomani mattina, verso le 6, Pavese bussò alla porta della camera di padre Baravalle, dice: padre, il romanzo è forse Via col vento di Margaret Mitchell. Sì. E dice: sì, è proprio quello, gli dice padre Baravalle. È preciso nei consigli, no? Padre, disse Pavese, padre, mi disse quando fu entrato, non voglio sapere i suoi segreti, ma mi dica, la ragazza che lo vuole leggere è già smaliziata o ancora una di quelle? E giungendo le mani inclinò un po' la testa come fanno pregando certe donne molto pie. E cosa pare Baravalle? Per carità, Pavese, si tratta di una ragazzina tutta Gesù Maria. Allora lui che cos'è? Pavese che gli risponde, dice: allora le consigli di rimandare la lettura a dopo la maturità. Ci sono due episodi che potrebbero turbarla, anche il però. Pavese, questi consigli. La lettera domani. Sì, sì, 14-15 anni. Cioè, quando lei viene violentata da re, ha visto? Sì, però insomma niente di che. Sono marito e moglie. È omesso tutto, certo. È un romanzo bellissimo. In questi tempi, sicuramente l'avessi scritto messa a ridere. È molto più. Però allora siamo negli anni 30, 40, negli anni 40, allora c'erano ancora queste. C'erano ancora questi cinque.
Comunque tutti l'ho letto, ma pensando che sia un feuilleton da quattro soldi. Invece è splendido. Invece è scritto molto bene. Meraviglioso. Poi conclude Padre Bellavaglio, e in seguito, quando lesse il romanzo, vidi che mi aveva dato un ottimo consiglio. Compadre Baravalle parlò anche della data dei Vangeli sinottici e della risurrezione di Gesù. Padre Baravalle gli fece osservare che i capi ebraici non negavano la risurrezione di Cristo, ma tentarono soltanto di coprire il fatto con il silenzio. Pavese fissò intensamente il religioso, poi si batté una mano sulla fronte esclamando: è vero, non ci avevo mai fatto caso. E comunque di quella discussione poi c'è una traccia in quello che annota nel mestiere di vivere il 18 aprile del 44, e io ve lo lascio. E in quella biblioteca del collegio trovò anche l'opera di padre Alphonse Cratrin, un sacerdote francese, filosofo e teologo dell'Ottocento, e molto bella le riflessioni che fa citando padre Cratrin. Importante però ciò che leggiamo nel diario il 9 gennaio 1945. Ma io tra poco finisco perché no, poi... quasi già. Ma non abbiamo succede non abbiamo fretta. Sì, lo so, è così interessante che non abbiamo fretta. Va bene, ma no. Dice così, dice a un certo punto. Dice il 19 gennaio 1945. Ci sembra la vetta più alta a cui è giunta l'esperienza religiosa di Pavese. Lui scrive così: annata strana, ricca, cominciata e finita con Dio, con meditazione assidua sul primitivo e selvaggio. Ha visto qualche creazione notevole, potrebbe essere la più importante annata che hai vissuto. E poi conclude: se perseveri in Dio, certo. Questo lui scrive nel mestiere di vivere il 9 gennaio 45, un'annata bella, la più importante della vita, potrebbe essere una cosa decisiva se perseveri in Dio, certo, quello è importante. Qui ci sarebbe stata una seconda parte che, sapendo che il tempo finiva così presto, non l'ho affrontata per niente. Ci sono tanti altri testi che mostrano anche un rifiuto di Dio. Vi cito solo una affermazione del critico Bini, il quale dice: sarebbe inesatto giudicare l'anno di Dio, il 44, come il momento improvviso di una misteriosa passeggera crisi religiosa. Era un sotterraneo lavoria, il lavorio un'azione da anni, che sfociava finalmente nell'urgenza di una presa di posizione definitiva di fronte alla chiamata di Dio. Ma lo stesso Billy aggiunge: nel periodo di incubazione sussisteva, accanto ad un insopprimibile appello sacrale, una tentazione di empietà. Cioè, in lui c'era questa ricerca religiosa, questa ricerca di Dio, però c'era sempre accanto una tentazione di empietà. E qui io nel libro, c'è tutto un capitolo intitolato La Plenitudine di Dio, dove porto molte di queste affermazioni, dove Pavese si mostra proprio più lontano dalla fede. Ecco, qualche parola conclusiva, citando qualche scrittore, qualche critico, che cosa dicono su questo aspetto religioso di Pavese. Genova Abbadoni dice: in che senso era religioso Pavese? Non nel senso positivo di una fede vissuta e indirizzata. Lo era quando identificava la poesia con l'essere e contrapponeva lo stile di fare di Vittorini al proprio stile di essere. Lo era quando scriveva che la religione consiste nel credere che tutto quello che ci accade è straordinariamente importante, non potrà mai sparire dal mondo, e introduceva l'eternità nella storia. Lo era quando confessava che, alla luce dell'idea di Dio, il tuo travaglio verso il simbolo si illumina di un contenuto infinito. Quindi qui, però, parlando del mito, il discorso diventa più complesso, non lo affronto per niente. Invece, una cosa che Pampalone dice a proposito del suicidio di Pavese, citando Bazzotti, era un
sacerdote toscano, un autore di libri di spiritualità molto famoso, che ha scritto anche una bella opera su Leopardi e si è interessato anche a Pavese. E Gianni Barbalone dice: egli, Bazzotti, nota come la religiosità di Pavese vada progressivamente esaurendosi in favore di motivi laici, e conclude: Dio sembra definitivamente morto per lui, è nell'atto in cui si dà la morte che Dio ritorna a farsi vivo, è presente nell'umile preghiera che invoca pietà. A 30 anni dalla morte di Pavese, Leone Piccioni, in un articolo apparso sul Popolo il 18 settembre 1980, dopo aver affermato che lo scrittore delle Langhe avrebbe potuto produrre ancora tante opere interessanti, conclude: non sarebbe certo rimasto distaccato, come del resto non lo fu mai, da un'intensa riflessione religiosa. E Lorenzo Mondo, che è citato nell'email lì, nel settimanale Il Nostro Tempo, affermava: Pavese ebbe molte tentazioni religiose, ma non risolse mai il suo problema. Certo, in lui c'era un fondo di religiosità, ma le traversie della vita, le letture giovanili disordinate, lo avevano gettato nel dubbio. Perciò assumeva spesso atteggiamenti di scetticismo, che però erano superficiali. Non possedeva un'adeguata preparazione filosofica. Aveva incominciato a farsela durante il suo soggiorno a Casale Monferrato, dove si rifugiò durante l'occupazione tedesca, ma poi non continuò. Questa è anche l'opinione di padre Giovanni Baravalle, del quale abbiamo parlato. C'è un critico che fa delle cose della vita. Io andai a presentare questo libro a Belluno, e però quando è uscito mi scrisse un professore che dirige una rivista alle colline di Pavese, alla quale rivista collabora anche il professor Carlo Repetti. Ritrovato una sua intervista fatta a Baravalle proprio il 27 agosto 70, 20 anni dopo la morte di Pavese. E questo, c'era stata anche una breve corrispondenza con Carlo Repetti. Lui a un certo punto domanda a padre Baravalle: alla domanda se Pavese nei 2 anni trascorsi al collegio Trevisio si avvicinò ai problemi religiosi e se era solito frequentare le funzioni del collegio o no, padre Baravalle rispose: e come? Vede, ogni mattina dovevo radunare nella cappella gli alunni della scuola media. Si recitavano le preghiere, poi si svolgeva una breve riflessione. Pavese interveniva sempre, come interveniva normalmente alle funzioni religiose a cui accompagnava i ragazzi a lui affidati. Un giorno, un poco incuriosito, gli chiesi perché fosse così assiduo e lui rispose: vengo a sentire come fa a tradurre in parole semplici delle verità tanto difficili. Alla domanda di Repetti a padre Baravalle se avesse mantenuta una corrispondenza epistolare con Pavese dopo la guerra, padre Baravalle ammise: sì, ci scrivemmo abbastanza spesso. Ne ricordo una che mi preoccupò molto. Mi scriveva da Roma in un periodo di sconforto. Diceva di essersi recato in una chiesa per pregare, ma che gli era parso che una mano invisibile lo respingesse. E Pavese che scrive: forse io non sono degno di avvicinarmi a Dio. Gli risposi, è sempre padre Baravalle, gli risposi immediatamente, esortandolo a superare la crisi momentanea con l'insistenza e la fiducia. Forse però avrei dovuto essergli maggiormente vicino con gli scritti. È un rimorso che di quanto in quanto mi assale, come mi assalì la prima volta allorché, aprendo il giornale del 28 agosto 1950, vi lessi la notizia del suo suicidio. Io finirei con questa è una notazione, poi questa notazione di
Fabiani su Gente del 2 settembre 1980. È certo, come documentato dal diario, che Pavese cercasse una fede che lo aiutasse a vivere. Per esempio, quando era sfollato a Casale Monferrato, eccetera, eccetera, ogni tanto andava a parlare con questo prete, parlando. Poi aveva avuto conversazioni con il conte Grillo, un cattolico molto preparato. Inoltre aveva scritto alla moglie del conte una trentina di lettere, nelle quali cercava di spiegare il perché non riusciva a credere. Io, mi è successo che ancora non ero vescovo, stavo facendo questa ricerca, e venne all'Aquila Diego Fabbri, perché si rappresentava un suo dramma Inquisizione, che non c'è niente a che fare con l'Inquisizione, è una ricerca sui problemi spirituali. E conobbi anche gli attori di questa compagnia, tra i quali una certa Nila Vannucci, che poi più parecchio tempo fa scritto tante cartoline, e so che è scomparsa alcuni mesi fa, e anche lì sono rimasto col rimorso che forse se l'andavo a trovare era meglio. E allora, tramite questa Nila Vannucci riuscì ad avere un colloquio con Fabbri. La cosa interessante, Diego Fabbri aveva fatta una trasposizione teatrale del libro di Davide Laiolo, Il vizio assurdo, una vita di Pavese, e Fabbri, che è un bravo cattolico, anche se anche lui non è stato perfetto nella sua vita, Fabbri cercò di sfruttare tutti gli indizi che aveva trovati della religiosità di Pavese, tra l'altro aveva trovato delle affermazioni che faceva Gaspare Paglietta, il fratello di Giancarlo Paglietta, che morì in uno scontro del partigianico, e Pavese sentiva un po' il rimorso perché questo giovane l'aveva lui un po' infervorato per queste cose. Però la mamma di Gaspare Paglietta racconta che quando il figlio andava a ripetizione da Pavese, Pavese parlava spesso della Chiesa, ne parlava bene. C'era la Chiesa Cattolica, è un gran casone, fidato e sicuro, cose del genere. Ma la cosa simpatica che una volta, quando io tentai con Fabbri di ricordare quello che aveva scritto Natalia Ginzburg, criticando Fabbri, perché secondo lei Fabbri aveva reso un Pavese troppo cattolico, troppo religioso. Però mi diceva Fabbri, ma io ho preso tutte le testimonianze che ho trovato. Una cosa simpatica, questa me la ricorderò sempre, per dire come gli artisti tra loro non è che stanno sempre dando così amici. Quando gli ho detto, ma ha letto l'articolo di Natalia Ginzburg, lui fa, e chi è? Allora, questi attori, queste attrici mi guardano e fanno, non ci fa caso. Poi comincio a dire, ah, quella maestrina che scrive, caro Michele. Insomma, Fabbri, anche lui mi parlò di queste lettere scritte alla moglie del conte Grillo, che però sono andate perdute, però dove Pavese cercava di spiegare perché non riusciva a credere. Io mi fermerei qui, forse quello che scrive Bona Alterotta, e poi mi fermo con questo, e ricorda che nel 1946 padre Baravaglio fu trasferito a Nervi, ma continuava a scrivere a Pavese, e quello che abbiamo già detto. Ah, poi, però, padre Baravaglio propose a Pavese di scrivere un'opera sui convertiti. Pavese rispose alla lettera con una copia dei Vangeli tradotti da Tommaseo e pubblicati dai Naudi. E sul frontespizio Pavese scrisse questa dedica a padre Giovanni Baravaglio da Cesare Pavese in memoria di nonno, Torino 47. E l'Alterotta continua. Era lontano quell'inverno di guerra in cui era riuscito ad accostarsi alla fede e aveva ricevuto i sacramenti dal giovane padre Somasco. Il momento di grazia era trascorso, non sarebbe tornato, però gli dispiaceva. Un giorno, diceva Alterocca, ero di cattivo umore, stanca e sfiduciata, e fu lui, Pavese, ad esortarmi a guardare in alto per riprendere energia. Trovò argomenti adatti per dimostrare come nella vita anche le prove siano un mezzo di elevazione voluto dall'essere superiore
per il nostro bene e paresi che dava spiegazione e come la fede ci offra forza e conforto per superarli. A questo punto la buona Alberocca dice: rimasi sconcertato, non lo conoscevo ancora abbastanza, non potevo fare a meno di domandargli se insomma era credente o no. Rispose Pietro: purtroppo no, non ci riesco, lo vorrei tanto perché allora avrei risolto tutti i problemi, ma lei che ha la fortuna di credere non può lasciarsi andare, deve essere sicuro e tranquillo. E basta per noi. Adesso abbiamo uno spazio di domande, se io se so rispondere, perché ripeto, non sono un letterato esperto, tante conoscenze, quindi quando stavo facendo la ricerca su Pirandello scrissi al Cardinal Colombo che mi incoraggiò e mi disse: Cardinal Colombo, a proposito di Pirandello, ha scritto delle cose interessantissime, ma non ve le racconto adesso, ma mi disse: però io al suo tempo, perché lui insegnava lettere nei seminari lombardi, dice, però adesso sono diventato vescovo, l'attività pastorale mi ha portato lontano da questo istituto, forse è successo anche a me, no? Appena diventato vescovo non ho avuto tanto tempo per rileggere, per continuare la stima, però adesso rispondere, cerco di rispondere. Prego. Sì, ma reazioni, stiamo in famiglia qua, sì, siamo in salotto, come in salotto. Allora faccio subito un intervento, sì. Che sono problematiche, diciamo, di fede legate sicuramente. Scusa, vorrei subito dire una cosa, sì. Sia lo studio su Pavese sia su Pirandello mi hanno reso molto più, noi crediamo di conoscere un autore, una persona, invece tante sfaccettature non le sappiamo, tante cose. E anche dopo che hai letto tutto, il segreto di una vita ti rimane sempre, lo conosce solo il Signore. Non era la risposta, perché non vale domanda. No, io quello che, partendo un po' da quello che è la, diciamo, la conversazione, la nostalgia di Dio, no? Di Pavese, eccetera. Faccio questa osservazione. Molti grandi uomini, diciamo, letterati, si sono lasciati guidare nelle loro produzioni, rincorrendo un po' sempre questa ricerca spasmodica di qualcosa, e poi qualcuno critico eccetera finiva, va alla ricerca di Dio. Io penso che sia molto molto, diciamo, riduttivo questa cosa qui. Nel caso di Pavese, in cui noi abbiamo letto, conosciamo le opere eccetera, si è parlato sempre di questa religiosità rincorsa, se c'era, non c'era eccetera. Ora faccio una mia osservazione, ma che viene fuori un po' da una conoscenza così in senso lato di quello che fa il teologo, di quello che fa il filosofo, di quello che fa lo scrittore quando si pronuncia, cioè quando esprime dei giudizi. Allora io dico una cosa, che Cesare Pavese, come tutte quelle persone disperate, cioè che hanno cercato Dio forse in un contesto dove non l'avrebbero mai trovato, perché secondo me partono da questo assunto fondamentale: è reale tutto ciò che è razionale tutto ciò che è reale. Io dico una cosa, che cercare Dio è essenzialmente cercare, come dice Horkheimer, un totalmente altro da sé. Cioè, se noi andiamo alla ricerca di Dio, dobbiamo essenzialmente estraniarci dalla nostra esistenza, cioè dal nostro vivere reale. Non lo troveremo mai se ci ancoriamo a un concetto di vita come noi l'abbiamo percepito. Andare alla ricerca di Dio è essenzialmente avere una percezione alta di un totalmente altro. Pavese perché fallisce? E secondo me, io non neanche ci darei più, diciamo così, riflessione sul fatto della religiosità di Pavese. È un uomo disperato, l'abbiamo capito. È un uomo probabilmente che ha dato un'impostazione alla vita, o si trova una vita impostata in un modo che rifiuta.
ha delle disperazioni che non riesce a compensare in nessun modo. Incontra tanta gente che crede, e la cosa che si pone, ma come fa tanta gente a credere quando la mia esistenza è così priva di qualsiasi punta, di qualsiasi elevazione, di qualsiasi gioia, di qualsiasi, cioè vivi in un contesto tale che secondo me lui vuole trovare una soluzione a questa cosa, però lo fa nella strada sbagliata, cioè nel senso restando sempre ancora a se stessi, cioè a quella che è la propria esistenza. Quindi la percezione di Dio la si deve trovare, ecco perché forse lui dice che definiva Kant un idiota, perché in effetti cosa fa Kant? Kant è grande perché è grande, perché nel suo pensiero filosofico raggiunge i livelli estremi di speculazione, arriva perché voleva arrivare forse al di sopra, in alto, però capisce che arriva un certo momento in cui, intravedendo qualcosa che era talmente trascendente da sé, lui cosa fa? Mette da parte la ragione e abbraccia la fede. Ecco, la fede, si arriva alla fede solo se la abbracci, cioè nel senso solo se, svincolando il pensiero da sé, ecco perché Horkheimer parla del totalmente altro, se c'è questo anelito del totalmente altro, noi troviamo Dio ma in una percezione e non una razionalità che ci inchioda al reale. Non perché Dio non sia reale, ma perché la ricerca di Dio implica questo volo, cioè questo elevarsi, questo staccarsi. Se resti ancorato alla tua esistenza di quel tipo, ecco perché paresi. Tanto va alla ricerca di Dio, non lo trova, trova il suicidio. Io dico, chi trova Dio essenzialmente trova la gioia della vita. Chi ci arriva è estremamente, diciamo così, beato. Io dico beato e lo è beato anche qui. Immaginiamo poi in un discorso di vita dell'aldilà. Cioè fare questi discorsi di Pavese, noi cercheremo, ci sforzeremo di capire Pavese, ma non arriveremo mai a dire a Pavese, beh guarda, forse tu ti sei sbagliato, cioè perché? Perché il letterato in un certo senso diciamo, raccoglie un po' nelle proprie opere tutta la sua esistenza, noi lo rispettiamo, però non è certo questa la via della ricerca di Dio, e parlare di una religiosità che ci possa coinvolgere, capiamo forse in un senso, diciamo, della disperazione di quest'uomo, come di tanti altri che sono andati alla ricerca di Dio in una direzione dove non l'avrebbero mai trovato. Perché Dio non appare, scompare con le nostre situazioni di vita, ma Dio lo si raggiunge nella percezione, e una volta raggiunto non lo si lascia. Gioie o dolori che arrivano, certo ci condizionano, però per avere e restare sempre fermi nell'ottica di fede dobbiamo purtroppo abbandonare questo concetto, diciamo, che ci vincola. Noi ci dobbiamo svincolare. Pavese non si è mai svincolato, tant'è che rinuncia, rifiuta, e poi succede quello che succede. Grazie, un altro intervento. Il tema era la nostalgia di Dio, etimologicamente, non so, io non voglio sostituire. No, rispondete voi, sono più contento di rispondere. Etimologicamente, nostalgia da nostos ritorno e algos sofferenza, dolore, esprime la sofferenza per la mancanza e il desiderio di un ritorno, quindi si può parlare di desiderio di arrivare a Dio, e poi c'è tutto questo tormento proprio perché non riesce a viverla appieno. Bisogna dire che in fondo Pavese, pur essendo neorealista, iniziato nel neorealismo, pur avendo tradotto e fatto conoscere lui gli americani, la letteratura realista americana, in fondo per me, secondo me, era un idealista, un romantico. Infatti la nostalgia, la melanconia sono sentimenti fondamentalmente romantici, e viveva i sentimenti in maniera totalizzante, e la sua sofferenza era questa, il percepire che non poteva vivere come avrebbe voluto lui in maniera totalizzante. L'anima semplice in fondo arriva alla fede, la vive semplicisticamente, un'anima semplice si abbandona di più, abbandona forse tante sofferenze per questa mancanza, non si pone il problema fondamentalmente
problema filosofico, teologico della mancanza. Io l'esempio di mia madre, loro la conosco, una persona semplice, che non ha studiato, ha studiato poco all'epoca, e si è abbandonata totalmente a Dio. E quindi il problema è qui. Non è chiaro che...